Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno di beni nei confronti di Luciano Toriello, di 54 anni, imprenditore di Ponte Cagnano Faiano, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro. Tra i beni sequestrati, lo stabilimento balneare Bagni Savoia sul litorale di Ponte Cagnano Faiano, la connessa attività di ristorazione, un agriturismo in corso di costruzione, una società di gestione allestimento serre per l'agricoltura. L'indagato fu già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 2 anni agli inizi degli anni 2000 perché ritenuto indiziato di appartenere all'associazione mafiosa denominata Pecora Rorenna operante nella piana del Sele. Le indagini hanno rivelato che tramite i suoi familiari più stretti Toriello avrebbe effettuato negli ultimi 15 anni rilevanti investimenti nel campo immobiliare e societario evidenziando un tenore di vita notevolmente superiore ai redditi dichiarati. Le condotte contestate sono quelle di trasferimento fraudolento di valori per sottrarsi all'applicazione della normativa antimafia e violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali alla Guardia di Finanza, obbligo già previsto dalla legge Rognoni-La Torre, attualmente previsto nel vigente codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Le indagini hanno accertato che nel corso degli anni, al fine di assicurare il patrimonio di famiglia ad eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli indagati hanno fatto sistematicamente ricorso a fittizie intestazioni di beni a favore di prestanome compiacenti, continuando ad investire somme significative destinate alla ristrutturazione dello stabilimento balneare e alla costruzione di un vasto agriturismo. Il titolare delle attività era anche comparso in diverse trasmissioni televisive pubblicizzando la struttura che egli aveva sottoposto ad ampi lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Il patrimonio accertato è risultato essere non coerente con il profilo reddituale e il tenore di vita degli indagati.